gli unboxing qualificanti, gli unboxing qualificanti, gli unboxing qualificanti. Carissimi amici, benvenuti a questo nuovo unboxing. E visto che questa sarà, no, allora, negli intenti vorrebbe essere la puntata natalizia, però noi di solito facciamo le puntate d'estate e poi le pubblichiamo a dicembre, quindi questa probabilmente, non lo so, chissà, potrebbe essere natalizia, ma chissà quando verrà vista. Ti ammazzo perché qui sono troppo basso. È troppo basso, sì, si dopo sente inferiormente. Già. Allora, per festeggiare, vogliamo festeggiare con un prodotto nostrano di qualità, come del resto le recensioni e i robot che vi portiamo. Quindi andiamo, attenzione. Le vengo a offrire anche lei, un bel bambino. Grazie. Ah, per farmi star zitto, ho capito io. Ma la sua strategia. Scelta, vada. Fondente, pistacchio, nocciola, questo. Cocco. Ecco questo. Oh, naturalmente non è nulla di sponsorizzato. Quindi... È pubblicità occulta, no? No, purtroppo no. Vorrei che lo fosse. Quindi... Vabbè, io me lo sgagno, no? Perché. No, lei lo sgagni, ma. Sono venuto con una fame di carica. No, sa cos'è? Che io sono un po' preoccupato oggi. Ah, ok. Perché lei mi è arrivato un po' troppo deciso. No. Ti ho detto, saremo qui per le prossime recensioni. Sì, sì, lasci pur lì che in qualche modo. Vedrà che quando torna ce ne stresseranno. Allora, no, io sono preoccupato di questo, ecco. Perché lei è preoccupato di questo? Perché diciamolo, qui facciamo un unboxing della cosa mia. Giusto? Il materiale suo, quindi. Ecco, che quindi. Si presume pigiamato, lei mi vuol dire. Ma no, si presume che piaccia sicuramente a tutti gli utenti, a tutti i nostri. Non mascoli. I suoi. No. Anche con i mascoli, no, spero. No, vedremo. Beh, la scatola. Comunque, intanto, vabbè, intanto... Questo unboxing è anche in periodo natalizio. Volevo cogliere l'occasione, mentre ovviamente vi faccio vedere come le potenzialità delle nostre forbici abbiano... Grande! Vedi, stavo defalcando, abbiamo raggiunto degli apici incredibili. Le ho filate, non so se si vede. Il fatto che, ultimamente sono stati pubblicati dei video, si sono rincorse delle voci... Su, sa, quell'altro canale, potere... Boh, non mi ricordo, sì, come si chiamano già? Potere sclerotico. Probiotico. e certe figure professionali come giornalisti, eccetera, che danno le proprie visioni di un certo accaduto, quando invece noi abbiamo dato l'unica verità. Cioè, il primo che... Il primo che... In realtà noi quando abbiamo postato il video, qualche video fa, che... Il giornalista si è presentato, ha bussato alla nostra porta con la valigia per poter essere acquisito all'interno dell'organico. Noi l'abbiamo, come si dice, ispezionato e poi... Ma per fortuna rimandato. È stato rispedito. Ma invece no, parliamo di cose serie, invece ovviamente cioè si è millantato cose del tipo che appunto potessi essere stato io il fautore, no, di certe scissioni. Beh, perché scusi, non è stato lei. Il fattore di certe scissioni... ci sono certi che hanno millantato, no, allora il giornalista, il trollone, il potere robotico dice no, assolutamente. Cioè, no, chiariamo completamente, è palese che siamo stati noi a fare questa scissione, la mia mente diabolica ha partorito questa cosa, perché è assolutamente così. E non si vale a dire in giro delle voci completamente false, fraudolente, perché ovviamente... Quindi, questo significa che i poteri... Li ha anche lei? No, cioè no. Il potere. Mettiamo in chiaro la situazione, signor Asso. Tanto, lei perché mi nasconde? Sono delle brutte. Perché le nasconde? Perché lei dopo va a spirciare. Stia facendo discorsi seri qui. Ma certo. Allora, innanzitutto... Ma fa di tutto per tenere nascosto. Sì, certo. Lei fa apposta, però. Quindi, no, anche quelli. Fortunato, cioè, diciamo, a qualcheduno... L'aveva, se n'era accorto giustamente che è stato nostro potere di aver scisso certe cose, ma i nostri poteri si estendono lì e ben oltre, cioè ben oltre. A tutti i canali, compresi di questo potere probiotico, eccetera. Lo raccomandiamo, sappiate che cioè, se vogliamo far chiudere un canale, noi così, cioè, tiriamo una manopolina e andiamo. Io direi di stare un attimo. Quindi siamo pronti? Siamo pronti per farli chiudere? No, anzi. Anche questa questione di questa tutta manovra che è stata fatta perché noi, io così come anche lei, poi mi pare di aver capito, gaudavamo tantissimo di questo scontro tra giornalista e sensei, certo. Queste cose, tal punto che se mai fossero arrivati alle mani, no? Se fossero, cioè, sarebbe stato un tripudio, ma penso così, per tutti i vari... followers da casa, aspettavano altro, anzi godevano, come hanno ammesso, di queste cose. Dopo qui abbiamo anche dei pezzi importanti. Quando abbiamo visto che
questa cosa non si sarebbe manifestata perché non c'era della vis, della, certo, della vera, della vero spunto. Lei si è attento con quelle cose. Tagliando, lei ha preso anche no, questi roll, dimenticavo. Sì, sì. Abbiamo dovuto correre di pari, abbiamo detto, senti, non si, qua non si scazzottano più, allora basta. Basta, basta. Facciamo sì, mandare a casa l'esempio, allora, perché i nostri poteri diabolici. Ecco, intanto, ecco, andiamo a vedere un attimino. Sono tre scatole, giusto? Quindi sì, ci sono tutti e tre. Mamma mia. Attenzione. Attenzione. Dalla carta velina comincia a intravedersi qualcosa, e dico solo mamma mia. Attenzione. Qualcosa ho visto. Vuole accennare la marca? Tanto io le marche non le conosco, quindi... Ma no, no, prima sfoderiamoli. Ecco, bravo, vedi, ah, vedi che hai imparato. Ah, l'Evolution Toy. Certo. Quindi è qualcosa che, come lei sa, anch'io potrei acquistare qualcosa dell'Evolution Toy, come si è manifestato recentemente. Poi in realtà... Vabbè, invece no. Attenzione, cari amici, ed ecco voi il famosissimo... Scommetto che lei non lo conosce. Ma potrei anche vantarmi, insomma, di questo, questa ignoranza. Perfetto. Ma mi sembra perfetto, mi sembra perfetto per un clima natalizio. È il cugino, certo, di Nightmare Before Christmas, questo, giusto? Sì, no. Comunque, vabbè, questo è il... Ma vedo che anche lei li conosce molto, no, bene. No, adesso no, mi ricordo, sì, vabbè, sì, benissimo, mi fa piacere. E, no, ma questo è pienamente proprio in questi spirito natalizio. Gli ultimi tre generali nemici del grande Mazinga che sono usciti da parte della versione exclusive della Evolution Toy. Quindi abbiamo il Birdler, generale Birdler, Ardias e Angoras. Ma che piacere. Quindi ragazzi, questi sono dei pezzi ficcantissimi. Questo si fa addirittura il top del top. Addirittura più pupazzetto, con le braccia, le manine, sì, proprio... No, ma c'è anche le ali. Bene, bene. Come piacciono a me. Tra un po' credo... le ali come piacciono a me. Tra un po' unboxeremo probabilmente anche i men e altri muscolosoni come piacciono a lei, con i baffoni. Bene, bene, bene. No, no, ma sono molto contento. Quando è che li recensiamo questi? Mi prendono già le mani. Ma questi, sa che io sto per aprire un mio canale, quindi... Ah, bene, così bene. La evito, la evito. Bene. Così eviterò le sue... una scissione interna. Eccolo qua, che Piper Toys. Eccolo qua. Bello. La cosa bene, stupenda, quando eventualmente li si andrà a recensire, sarà... il poter ricreare una classifica di questi tre soggetti. Ah no, pensavo così, una scena di combattimento per il grande Mario. Beh, queste ovviamente le sue mitiche abilità posatorie che ovviamente sono state palesemente ammesse persino, certo, da certi ambienti canali. Vede che cominciano finalmente a riconoscere. Sì, anzi, sebbene sono canali che ancora non mostrano, no. Non fanno vedere nulla, adesso le volevo far vedere anche il retro. Ecco, bene, attenzione. Beh, a me sembra ben fatto. Tra l'altro questi soggetti a capo di questi canali, ho sentito, ecco, si sono messi a inventare che fanno, decidono loro le classi di riferimento, dei Transformers. Sì, sì, sì. Ah, è vero. Adesso mi gira che questo qui sia il Transformers di riferimento, queste cose qui. Ah, beh, va bene. Ma, lei cosa ne pensa di primo acchito? Di questi soggetti? Ci dica subito le prime impressioni. Ma direi che il trash raggiunge veramente dei livelli spettacolari. Ecco, vede, questo mi ha confermato che la recensione me la farò da solo. Bene, no, bene. No, no, bene, bene. Non vedo l'ora qua. Ma si sbilanci pure proprio, così. Poi tra l'altro questa è neanche... La sua natura deve emergere, non si trattenga. In 5 minuti viene fuori una recensione di questo livello. Sì, infatti. Ecco, bravo, Sabassi, così riesco a riprendere. Esatto. No, però lei conosce di cosa, cioè conosce i personaggi, sa di cosa stiamo parlando. Ma secondo lei, grande Mazinga, io non so, purtroppo, ragazzi. Allora, oltre al fatto di non essere anziano come il soggetto qui di fronte a me. Qui non c'è bisogno di essere anziani. No, no, c'è bisogno. Il primo soggetto è essere anziani. Il secondo è essere rivolti al passato invece che al futuro, hai capito? Quindi... Ma io sono rivolto anche al futuro, perché ma certi dove? Soggettini, scusi, vedo come certi Gundam, no, adesso mi sto gustando questi, perché sì, ero poco, li aspettavo. Predilige il pigiamato all'evoluto. Beh, il pigiamato ha fatto parte della mia infanzia. Ma lei è rimasto un po' troppo traumatizzato. Sì. Anche psicologicamente, invece c'è questa evoluzione anche nel collezionismo. Beh, spero di tremare meno delle altre volte, perché ultimamente sto un po' esagerando, giusto come lei giustamente ha fatto notare. Bene, bene, bene. Purtroppo la vecchiaia comprende anche questo. Volevamo aprirne uno per far vedere, sì, come sono confezionati. Scelga lei, visto che questi sono... Allora, io aprirei il teschio. Ah, oh, bene. Questo. Ecco. Ma poi, però posso sottolineare una cosa, no? No, non ci interessa. No, perché cioè, no, mi va a sminuire. Lei va a... È andato a sminuire. Cari amici, stacchiamo qui, arrivederci. A sminuire, a dire delle corbellerie e a sminuire completamente un soggetto... Per un piccolo particolare uccelloso, no, volevo far notare invece come lei... Ho capito, ma nel Gundam che cosa c'entrava il pappagallo? No, ma invece qui... Vabbè, come si chiama l'X-Bone? No, il Cross-Bone. L'X-Box. L'X-Bone.
Vabbè, cari amici, ecco, apro piano. Purtroppo questo è un po' il mio atto di, diciamo, di come si dice? Del resto anche noi, che abbiamo fatto scindere certi canali, certi soggetti di canali, no? Ecco. Cioè, quando poi di questi canali andiamo a fare anche le partecipazioni, andiamo a fare dei video assieme a loro, sono le nostre azioni pro bono, cioè anche noi durante l'anno qualche beneficenza la dobbiamo fare, bravo. Poi non stiamo lì a sciorinarla, a dire eccetera, però... Ah, solo che per aprirlo qua bisogna defalcare... Come quelli che vanno a trovare gli anziani verso Natale, no? Nella fantasia, però mi piace. Sì, ma anche lei che. Ecco, stia attento con le forbici, non mi sforbici troppo. Vuole che la riprendo mentre. No, faccia lei. Voglio avere le prove in diretta della sua incapacità. Vedi, questo proprio non taglio un cazzo. Neanche. È bellissima questa forbice, io la adoro. Le adoro. Le mie milantate forbicione. Va bene. Ecco, anche di qua e anche di là. Però hanno un fiocchettato un po' la bella meglio. Da dove le arriva questi soggetti? Dal Giappone? Sì, da Giap. Eccolo. Questi li ho attesi, è da tanto che li attendevo. Quando sono usciti? Ho anche i precedenti, ma sono usciti quest'anno. Qualche mese allora, fa. Poi c'è anche questo soggetto. A chi è che piace o non piacciono le palline? Non sono palline, sono magneti. Magneti a pallina. Guarda che i magneti, tanto millantati, no, tanto sdegnati, permettono però delle pose un po' più dinamiche. Ma io non è che sono contro, ecco. Sì, non sono il massimo. Sono altri soggetti che sono contro. Sono il primo ad ammettere che non sono il massimo. Vabbè. Io lo tiro fuori e poi dopo lo risgagnerà lei dentro. Tiri fuori magari senza perderne dei pezzi, ecco. Beh, caspita, però è colorato benissimo. Nightmare Before Christmas versione... Sì, vede. Versione Zinghi. Vede che l'ho presa. Versione Zinghi. Qui manca una mano, ma è normale, suppongo. No, ci andrà un oggetto. Ah no, ci va il bastone con... Sì, va bene. Guardi la scatola, vede che c'è il bastone. Ah, c'è la testa. Ma è la sua? Sì. Ah. Quando sono incazzato, quando lei mi fa incazzare, vedi. Bene, qui c'è il suo mantellone, non stiamo adesso. No, adesso non stiamo facendo... Se lo vuole passare lei... Un piccolo unboxing, giusto, ecco, per vedere. Ma si potrebbe mettere questo personaggio qui mi ha sempre affascinato. Forse farei girare quello che mi affascinava di più. Non faccia spoiler su quelli che le piacciono di più di me. No, però... Un bel generale senza testa, già è molto. No, vabbè, ma ce l'ha in petto, lei cosa vuole? Ah, questa è la testa ufficiale? È quella che parla. E il teschio che ci mette sopra, che cos'è? È quella sempre per combattere, per sparare. Non mi ricordo. Il teschio sopra. Non mi ricordo cosa c'è. Lei mi chiede troppo, Non è che io tutte le sere mi guardo. Però posso dire una cosa, allora, anche per darle qualche soddisfazione. Meglio questo, attenzione, che non certe vintaggiosità ormai inguardabili. Cioè, tipo l'ultimo. Vedi che lei fa cascare anche certi soggetti. Ce l'ho qui, che non mi ricordo più. No, se l'era portato a casa. Non l'ho portato a casa. No, perché comunque almeno c'è una qualche. Lei non è capace neanche di posare. Vedo che non riesce. No, messo così non dice niente, inutile che me lo metti in piedi senza... Cosa devo fare? Voglio spacciaccare la roba, è lei che se lo il vuole... Il build era anche mi affascina parecchio. Vuole spacciare anche questo? Sì, lei spaccerà, però questo me lo rimbucco un attimino. La devo imbucare, sì. Ma che... Cioè, lei veramente... No, vabbè, ma lo metta così come viene, lo posi lì dopo... Comunque, questa, insomma... sono soggetti che mi danno tanta soddisfazione, mi piace perché noi abbiamo sempre sognato di avere anche i nemici dei nostri benamati. Questo è un plurale maestatis, sì, maestatis. Molto così gravosamente allargato, ma purtroppo... Adesso io vorrei vedere qua sotto nei commenti quanti mi daranno ragione. Cos'è quel pezzo di volante nero? Aspetti, giri, qui. Cos'è sto coso? Ah no, niente. Pensavo fosse una letta spezzata, che si era... niente. No, sono i suoi robot che gli piace anche scaccolarsi. Allora, sì. Questi qui. Però dicevo che questa è la puntata tradizionale. Ma anche lei all'inizio mi stava simpatico con queste battute, ma adesso, adesso sta diventando un po' pesino. Questi soggetti in questa puntata natalizia sono un po' in tema. Com'è in tema appunto questo fatto che ma tu a Natale sei tutti più buoni e noi appunto facciamo i canali altrui. No? Mi piace rimarcare le nostre abilità in questa occasione natalizia per rimarcare la nostra diabolica capacità. Bene. Proprio lei non è neanche capace di dire. Scusi, cosa vorrebbe anche? La prossima volta porta il tose erba. Le ho fatte affilare. Vabbè. Pensi un po'. Attenzione che papà di nonno. Beh, intanto si intravede già il mascherone africano. Bello, mi piace. Ma lei tra un po' quindi passeremo dai robot ai pupazzetti, questo che mi sta... Non è un pupazzetto. Ah, vai, guardi. No.
Ma no, no, ma adesso lo tiriamo sappiamo fuori. Tutti come lavora l'Evolution Toy. Esatto. E la critichiamo tutti, però certi soggetti purtroppo sono immancabili, sono da avere per chi questo è un apprezza, po' zavorrato, però dopo non vorrei. No, nel senso che mi sa che è tutto assieme, con le ali. Sì, con le ali, sì. Stia attento, ecco, non. Ha visto il grande Mazinga che fine mi ha fatto? Cosa ha fatto il grande? Ma no, è vero, non l'abbiamo mica aperto insieme. Però questo senza bello, testa però. Di cazzo non si può. Non... testa di cazzo? Vabbè, non si può dire. È l'uccello, testa, come lo vogliamo dire. Anche lei mette il simbolino che non è adatto ai bambini. Ah, giusto, attenzione. Adesso all'inizio di questo video metterò proprio il pulsante, l'avrete già visto se sarete arrivati qui, mandatevelo a rivedere se non avete colto, ecco. Perché per via di ste menate che tutti fanno gli allarmismi incredibili su non sarà possibile più fare dei video sui cosi perché li fanno tutti per bambini, ecco, eccetera. Infatti. No, metterò il pulsante di autoespulsione. Il bambino appena vede questo deve cliccare, verrà sparato a zappare i campi dal pad invece di stare davanti al PC. Quindi. Sai che è molto bello il Birdre? Cioè, bello. Avevamo meraviglioso. Avevate dei dubbi, cari amici? Cioè, guardi, ecco, che io ammetto, numerosi per supportare i miei. Io ammetto che c'è ancora sì. Un piccola differenza tra queste cose qui e un eventuale macinino di Dragon Ball, però è veramente una sottile linea rossa questa che stiamo per calpestare. Ha una colorazione meravigliosa, bello. E poi va a completare, guardi dietro che roba, no, poi va a completare quasi, sembra un mezzo lottatore dell'uomo tigre. Ma vabbè, perché lei disdegna i lottatori dell'uomo tigre? Io sono robotico, non sono per i pupazzetti. Ma questo robot, via. No, lei non, vedo non quanti, faccia quanti uomini tigre qua lei colleziona. Lei colleziona uomini tigre o robot? No, ma perché se mi capitasse anche uomini tigre. Ah, beh, andiamo bene. Qui proprio superiamo il travalichiamo. No, molto bello. E intanto che ci siamo. Ah, giusto, no, ma perché non abbiamo già abbastanza adombrato in mezzo, vabbè. Gli anni se ne ha voglia. Io ne ho tutta la voglia che vuole, tanto siamo qui. Tanto che qualcuno sarà preso dalla curiosità, credo. Sì, spero. sì, tutti. Dei suoi... Cioè, allora, se qualcuno che guarda il nostro canale, così, ma al di fuori del fatto che viene, ma giustamente perché negli altri canali purtroppo non fanno mai vedere i probiotici non fanno mai vedere i LED, non fanno mai vedere, sì, ma qui non ci sono i LED. C'è una trasformazione che non la finiscono perché non ce la fanno, è vero. Poi l'ultimo magari allora quelli che vengono qui e dicono vabbè, almeno guardiamo qualche cosa di fatto bene, non gli unboxing ovviamente che sono trolloni. Mazinga Z Deluxe, grazie alla nostra presenza siamo riusciti a farglielo. Questo forse si apre dopo, giusto? Presente l'ultimo che abbiamo fatto insieme? Mazinga Deluxe? Mazinga Z Deluxe? Ah, sì, sì. Eravamo ospiti, cioè, se non c'ero io, anche le nostre manovre pro bono. Certo, li abbiamo forzati. Non sempre le facciamo, diciamo, qui nel nostro canale, in cui appunto agli amici a casa delizziamo con tutte le riprese del caso, doviziosamente preparate. Attenzione. Wow. Ma andiamo ogni tanto anche... Si intravede la potenzialità. Tocca con le manacce. Quanto, giusto per dare un'idea, quanto più o meno si potrebbe andare a stuprare il proprio portafogli per un singolo acquisto di questi? Beh, questi soggettini qui viaggiano dai 130 ai 140. Che gran cazzi! No, non è esagerato, dai. Cioè, sa che io non avrei speso sono neanche... Sono esclusive, ragazzi. Non avrei neanche concepito una cosa stracciona per questi soggetti. Anzi, rivolgo a distanza una domanda allo straccione, bellissimo, se ci guarderà, bellissimo. Per questo soggetto qui. Ma questo è fuori dalle sue... Per la spesa, esatto, guarda, a parte esatto, il fatto che lui esatto. L'è straccionato, ormai non è più straccione, sì, però qui straccione Greta Gerwig, non l'abbiamo ancora visto. Non può spingerci così in alto, secondo me. Ecco, però quantomeno non è ancora maturo abbastanza. Vorrei sapere, esatto, probabile, però vorrei sapere se soggetti come questi generali che lei chiama, che comunque sono soggetti di Zinghi, questo è il famoso mostro della Laguna Nera, lui concepirebbe di dargli tale importanza in queste sembianze, oppure se li accatterebbe solo in formato straccione, ce lo dica, ce lo... Giusto. Questa siamo curiosi. Una domanda intelligente. Cioè. Questi potremmo ridefinirli... Finalmente ha detto una cosa intelligente. Vedi, questi potremmo definirli il trio delle teste di cazzo. Sì, lei sa che a casa ne ho degli altri di generali, sarebbero 7, no? Ah, 7 addirittura. Certo, porca troia, ma certo. Tutte di questa fattura, no? Certo, sì. No, tutti belli così, sì. Tutti meravigliosi dell'Evolution Toy. Ah, cazzo. Cioè, per proprio fare una, cioè, adesso sono tutti e 7? No, ne mancano. Adesso li faranno? Li faranno. Allora, guarda, aspettiamo quell'occasione. Anche proprio per nero e poi non mi ricordo. Una cosa esclusiva potrei proporre. Bello.
Ma lo puoi rimettere anche detto, tanto abbiamo finito, no? Cosa no, anche perché effettivamente... Lo so che vuol dire, lo può chiudere in bellezza. Anche perché effettivamente sì, avranno due cazzatine, tipo questa avrà le branchie laterali, del, ah, cazzo, sì, so, sì, della lette, eccetera, però... Le ha dietro, mi sembra. Le mostruosità, a differenza dei robot, non è che hanno tanti gingilli con cui gingillare, quindi... Ma vabbè, comunque erano così, i generali erano così. Punto. Le ciofeche, ciofeche rimangono, dal punto di vista estetico, ci mancherebbe. Vabbè, fate gli scherzi, dica la verità, questi sono meravigliosi. Ma perché che abbiamo staccato... meravigliosi. Allora, sicuramente non è che abbiano difetti, non è che si... però ha visto dietro si può mettere la pinna caudale, caudale sì. Certo. Però voglio dire, vabbè, però, a me mi sembrano dei pupazzetti di men evoluti dal punto di vista qualitativo, cioè under metà, vabbè, metà no, solamente nelle giunture. Qualitativamente per essere dei pupazzetti sono anche troppo, ma sono pupazzetti però. Questi sono un'icona, come devo insistere? Cioè, ma perché lei, adesso il man non è un'icona? No, vabbè, ma per me, cioè, sì, è vero, allora, è un'icona, ma di quelli meno interessanti. Anche ma Dragon Ball è un'icona. Quando lo mettiamo di fianco al grande Mazinga, qui chiunque riconosce, o no? Lei non lo riconosce? Cioè, no, mai visto ognuno... Le regalo di DVD. Ma guardi, ognuno riconosce che... Ognuno riconosce. Ma sai che invece questa parte qui la inseriremo prima nella cosa? Perché abbiamo dimenticato di fare una cosa. Lei... Che cosa? Ultimamente chiude i video agevolmente. Ok. Vabbè, no, dobbiamo mostrare lei che cosa si è regalato per Natale. Ah, ostia, è vero. Vabbè, questo qui è il sapere robotico. Probiotico. Il sapere probiotico. Faccio sentire il peso. No, questo adesso. Pesa come dei ciocchi. A parte gli scherzi, queste sono enciclopedie. No, continuiamo a scherzare. Prego, qui prego. C'è da scherzare su chi si dà certe letture. Però lei, invece di leggere certe cose importanti, come quelle del nostro famoso Alfonso Pigiama, il suo libro che ha venduto tantissimo, infatti, attenzione. Si fregia di questi. Attenzione, libri. Ragazzi, e qui. Enciclopedia Diecast. Beh, questa è l'enciclopedia omnicomprensiva di tutto quello che è uscito dagli anni 70, 73, agli anni, 79. Agli anni. Parte prima Poppy, GA e PA. Ecco, magari. Sfondere anche gli altri due, sono quattro. Sì, anzi, ringrazio Alan. Facciamo vedere qua. No, ma guarda, no, c'è tutto. Qui veramente il decalogo. Se tu vorresti veramente non mi apre subito, diciamo così, meno importante. Se tu vorresti fare, non so, rientrare il tuo uccello di qualche centimetro. Sì, ma lei lo sa di cosa stiamo parlando? Dovresti scogliere. Ma cazzo, si vede. Di tutta la produzione Bandai e di altre marche, anzi della Poppy, non della Bandai. Della Poppy, vedi, ecco, bravo. Nakajima, Poppy. Attenzione, i Thunderbirds. I Thunderbirds io conosco, sì. Qui è roba ficcante anche per lei. Vedi? No, però vedi anche nei Thunderbirds le versioni nuove ficcanti. Vabbè, ma queste le hanno prodotti poi negli anni 80. Lei si ficcherebbe più queste robe ormai obbrobriose, sì, scandalose, sì, invece che quelle. Torni un po' all'inizio, ammodernate. Sono le cose un po' più fighe. Vada, eccoli, ho visto, ecco il gigantissimo Junior Robot, il grande Mazinga, i Jetter, bellissimi, meravigliosi. Bene. Bello. Questo è l'opposto delle pubblicità di Enlarge Your Penis. Cos'è? Questo è Diminuisci Your Penis. Ascolta, guardiamo anche quello, scusi, questo qua invece è della Nakajima, vedo il simbolo Nakajima, perfetto. Vada, qui anche qui c'è lo scibile. Devo dire una cosa. Volevo dire una cosa, che questi libri sono stati prodotti da un italiano, quindi tanto chi è? Di cappello. Un tal Alan, però non diciamo, Sorretti. Non diciamo i cognomi. Perché non si può dire? Non lo so. Ah, perché non lo sai? Non so se possiamo. C'è scritto però lì. Non so se possiamo, cioè... La privacy, che... ci hanno accusato di far vedere i numeri di telefono, non si ricorda più. Ah, giusto. E quindi dobbiamo stare un attimo. Ma perché possiamo darlo adesso in diretta il numero di telefono? Diamo. Perché... No, però, vabbè. Giusto perché è Natale, evitiamo, no? Apra perché... anche gli altri due che facciamo vedere. No, ma... Comunque, per chi fosse interessato, sono attualmente ancora in produzione, se ho ben capito. Ecco, comunque, il discorso è questo, per quanto faccia vedere delle oscenità, siamo a livello, pornografico, delle cose più fetiche. Questi hanno fatto la storia, ragazzi. Però è fatto davvero bene, è stato a livello di posseduto, classificazione e documentazione, ma lei non gli interessano queste interessa cose. Interessa a me. Ma lei se le autodica nel sonno quando... Ok. Ecco. Vabbè, comunque, visto che lei voleva vedere a tutti i costi la mia collezione, le dico, guarda, qualche pezzo, parecchi di questi pezzi sono presenti nella mia collezione. Sì, ma ecco. Pensi che ho sempre meno voglia di vederlo. bene, vede che l'anticipo così non perdiamo neanche tempo. Esatto. Ecco, non mi metta proprio addosso. No, ma che non può farò cascare questi. Oh, questi invece? Ecco, questi sono gli altri altro due. Altro di legge. Certo. Altri Poppy e altri Popinicchia, eccetera. 80-86, magari già 80-86. No, rimane sempre. No, sempre una roba scrausa, capito? Vado. Sì, vado. Bismarck. Sì.
Vabbè, qualcuno qualcosa conosce lei. Sì, l'ho appena letto, pensi te. Pensi se fosse Dankong, sì. Ah. Ma quindi molti di questi ci si potrebbe aspettare anche, cioè uno può sfogliare e dire, ma perché ad esempio non hanno ancora fatto la Dardos Orbos Vires? Bellissimo. La Bandai, per dire. Perché no, questa è una... Questa la farà. Questa è ficcante, ogivante, sia dal punto di vista dell'estetica che... Quattro di Ulisse 31, mi sembra, aspetti che qui si vede, ecco, qua sotto si vede. Già si fa vedere quella roba lì, che è una roba brutta. Ecco, aspetti, fermi tutti. La famosa automobilina del Tiger Mask, questo è un oggetto preziosissimo, rarissimo e ricercatissimo. Ecco, io sfoglierei questo bene, solo per dire, questo lo devono ancora fare, questo non l'abbiamo ancora visto, questo... Bene. Vabbè. Bene. È un po' l'enciclopedia del pigiamato. No, sì, sì, ma l'enciclopedia dello scibile, della storia. Del pigiamato giocattolo, sì, tra l'altro, che non è da dire. Lei non se lo tenga là, che non riesco a riprendere. Ecco, vede, perfetto. Del pigiamato giocato, però mancano dei volumi qua, No, sono quattro volumi. Ah, sono solo quattro? Perché... Per adesso ne hanno prodotti quattro. Sì. Ah, ok, no, perché si ferma all'86... Da 77... No. Il quarto. Parte prima, parte seconda... Guardi il quarto. Al 73-79... Però non si capisce, scusi. 73-79 e poi 77-83, cioè... Ma si vede che ha ripreso... No, perché parte... è un po' PGB, vede, a seconda della sigla della produzione. Ecco, non mi piace già più, che ha fatto già troppo casino. Bene, vabbè, lo sappiamo noi. Noi esperti del settore conosciamo bene. Grazie ancora. Adesso che è riuscito a dire tutto quello che pensavo, possiamo interrompere. Beh, salutando scusa. No. Salutando scusa, Non bisogna mettere scendere a certe cose di certi canali. Io proporrei invece, rispolvereremo una cosa degli anni 90, fine anni 90, che noi ci diamo del lei, giustamente ce l'hanno riconosciuto, un gioco di classe che da sempre ci contraddistingue, e lo diamo anche ovviamente ai nostri follower, e c'è sempre un augurio che si fa per salutarsi a tutti, che è, come nostra, non mi muoia, perché è la cazzo, smetti che mi torno, cioè, no, cosa vuol dire, ci vediamo, non mi muoia, stai attento, con tutte quelle cose che succedono ogni giorno, tranquillo, che cercherò di accompagnarla ancora a lungo periodo. Perché dico anni 90? Perché per fare rima e dare la risposta al non mi muoia, lei si ricorda fine anni 90, tempo di Cassano al Bari, c'era un famoso giocatore che si chiamava Enninnaia? Non si ricorda, io fa non mi muoia e Ninnaia, questi sono i saluti okay, nuovi, gli sfoderati. Grazie a tutti, saluti e non mi muoia, ciao. Gli unboxing qualificanti, gli unboxing qualificanti, gli unboxing qualificanti. No, non è una gag. È una gag. È di finire questo soggetto. Tanto facciamo vedere di cosa stiamo parlando. Ma facciamo una cosa veloce. Grande Mazzicca. Versione grande anime. Mazzicca. Io bramavo tantissimo perché finalmente abbiamo un Mazinga che si rifà ai cartoni. Ed è giusto che lei sia stato allora, intanto facciamo punito. Vedere la punizione che mi arriva. No, però il negoziante brillante mi ha già detto che me lo sostituiscono. Però peccato non averlo unboxato in sua presenza. Io avrei. Per fortuna. Se lo unboxavamo ed era così, io mi avventavo su di lei, le strappavo il cellulare dalle mani e la inquadravo di forza. Sì, perché avremmo dovuto vederla fatta. Ma detto questo, lei me l'ha voluto far vedere. Io osservavo come da tutti, questo è finito quello anime con le robe bianche. Chiare. E invece dicono bianche o chiare? Allora, perché? Aspetti, perché nei film non confondiamo con quella c'era un bianco là. Non è una versione anche bianca con le gambe bianche. No. Sicuro. Dei custom, sì, qualcuno. No, reali no. E allora quelli che dicono bianco questo è grigino, azzurrino. Mangiano delle mozzarella dei puffi. Sì, ma anche nel filmino, se adesso lo andrà a vedere, lei ha visto i film? Sì, sì. Ecco, sì, la colorazione era tipo quella riportata qui sulla scatola. Guardate che meraviglia. E allora non me lo chiami bianco. Vedere sti cartoni, sti film, vi ha reso daltonici. Io posso capire, purtroppo è un difetto, lo sarà da segnalare a chi ha prodotto questi cartoni, perché non è bianco. Allora, visto che dobbiamo fare la gag, concludiamo la giusto, ci sono anche i generali che faremo vedere assieme a questo soggetto qui. Sono ma qua, i generali, secondo lei, certi canali, chi possiede certi canali come Potere Probiotico, eccetera, se li acquista questi soggetti? Ma tempo qui? Di no? Ma che è? Non capisco mica niente. Non vanno in questo completismo? Non credo. Anche perché essendo dell'Evolution Toy non è che poi dopo dico, cioè uno che vuole essere, io non lo sono, ma chi giustamente vuole essere collezionista a un certo livello, però effettivamente i generali non li ha fatti nessuno, quindi o li prendi dell'Evolution Toy, chi li fa bisogna prenderli, chi li fa. No, siccome sono stato tacciato di essere rivettato, di non avere cuore, di non prendere dai Ruger, di non
Ma presente, si ricorda. Ma sai, il Dai Ruger, giustamente, no, lei non prende il Dai Ruger, continueranno ad arrivare dei Mazinghi scornati. Bravo. Finché non prenderà il Mazinga. Posso fare l'unica cosa che non mi è piaciuta per niente di questo grande Mazinga è la colorazione delle spade. Così azzurrine sono, per me sono una ciofeca. Ma invece quelle, guarda, ma non mi dici niente, ma va bene, a parte no, è brutto, è, questo grigio qui è brutto, ma no, a parte questo non è, vero, non è il brutto. Fatto che mi interessa che sia grigio o bianco, mi interessa che lo chiamano bianco e non lo è, basta. Non è bianco, è bianco sporco. Beh, non mi muoia.